prima del silenzio elettorale. Siamo qua, siamo. Per voi, per gli altri. No. Le abbiamo finito con la musica di Fedez. Io non partirò. E neanche noi siamo partiti, siamo rimasti qui. E vogliamo riprenderci dai cittadini questa terra, a cominciare da San Giovanni la Punta, tutta la Sicilia e tutta l'Italia, perché siamo dei cittadini liberi. Abbiamo smesso di lamentarci, abbiamo smesso di dire che gli altri valgono poco, ma li abbiamo mandati noi questi negli anni. E poi li rimaniamo di nuovo lì al potere per dargli, per dirgli, vedete, non sapete fare le cose. Beh, noi abbiamo smesso di fare questo e ci siamo messi al lavoro come cittadini. E oggi cominciamo a raccogliere i frutti, perché questa campagna elettorale ci ha dato la possibilità di guardarci tra cittadini, negli occhi, a far rivivere una speranza per questo paese. Quello di cui abbiamo bisogno alla fine è avere un lavoro, avere il diritto allo studio, avere il diritto alla salute, senza favori, senza scambi. Ancora, nonostante queste situazioni così difficili, c'è qualcuno che promette, ma non si vergognano ancora a promettere? A promettere cosa? Io sono stata arrabbiata e siamo i cittadini che siamo arrabbiati, però oggi è la giornata della speranza e la speranza l'abbiamo costruita giorno dopo giorno, perché abbiamo già vinto. Abbiamo già vinto quando dei cittadini liberi, che non hanno scambi con nessuno, ci fermano per strada e ci dicono: noi siamo con voi. E non siamo noi a fermarli, sono loro che ci fermano. Non mandiamo sms a casa di qualcuno appropriandoci della loro privacy. Non bussiamo alle loro porte nel periodo delle campagne elettorali. Vogliamo parlare con loro. E noi ci siamo confrontati. Ci siamo confrontati, abbiamo anche litigato con qualcuno, ma abbiamo ricostruito una speranza. Noi non abbiamo chiesto il voto, abbiamo chiesto la partecipazione. E mi arrivano sms, messaggi privati su Facebook, mi fermano, mi dicono: noi votiamo per voi perché siete gli unici che non ci avete chiesto il voto. E non ci siamo messi al lavoro soltanto perché dobbiamo ricoprire una poltrona là dentro. Noi vogliamo ricostruire le nostre cose, avere un futuro per i nostri figli e per noi stessi, perché noi il nostro futuro non ce l'abbiamo più. E abbiamo iniziato a studiare da cittadini liberi, abbiamo fatto dei gruppi di lavoro, così funziona il Movimento 5 Stelle. Ci siamo studiati il PRG, il piano regolatore, dove a 2 mesi dalle elezioni si fanno ancora promesse e ci fermano e ci dicono: ma voi che ve lo siete studiato, ma così stanno le cose? E poi ci siamo studiati il bilancio e già sappiamo dove dobbiamo andare a tagliare gli sprechi, perché nei comuni a 5 stelle si inizia da lì. E dove ci sono comuni a 5 stelle, le prime carte che vengono aperte sono quelle del bilancio e paesi che
con i conti in rosso sono diventati attivi e questi soldi, una volta trovati, tolti dagli sprechi, si decide insieme ai cittadini di cosa farne. Se costruire impianti sportivi, se sistemare scuole, se darli alla cultura, allo sport. Qui ormai è diventato un paese dormitorio dove la zona commerciale, che una volta era fiorente, l'hanno fatta morire sotto gli occhi di tutti. E siamo noi, come cittadini, che rimaniamo là dentro. E allora noi cittadini dobbiamo cambiare atteggiamento. Siamo noi che abbiamo sbagliato. E allora, chi è cittadino libero oggi può fare la sua scelta. Può fare la sua scelta senza dire grazie o avere un favore. Questi sono diritti, ribellatevi ai sistemi, quelli che anche per un certificato, anche per un diritto all'informazione, vi tengono schiavi. E il padrino diceva, quando faceva un favore a qualcuno e gli chiedevano: ma adesso come mi posso sdebitare? Lui diceva: l'importante è che te lo ricordi. E poi nel momento giusto veniva a chiedere il conto. Anche questi sono sistemi mafiosi. Brava! Tenere un cittadino vincolato per 40 anni, ancora persone anziane che solo per avere un'informazione, perché si perdono nella burocrazia, poi gli vanno a chiedere il conto, che è il voto. E allora noi creeremo, se entreremo là dentro, creeremo degli sportelli informativi dove le informazioni devono essere dei servizi e non dei favori. E questo per lo sport, per il lavoro, per gli anziani, per i giovani. Basta con questi scambi, anche soltanto per le informazioni. Se chiedono informazioni ti chiudono la porta in casa. Lo so, signora. Non nel periodo elettorale, ci vada adesso, guardi come sono tutti accondiscendenti, molto disponibili in questo periodo, si vede dalle loro facce, ma noi non vogliamo parlare di loro, vogliamo parlare di noi. E per la prima volta siamo orgogliosi di essere rappresentati oggi al Parlamento nazionale da dei cittadini che sono dei portavoce. E quando si parla di soldi, tanti soldi, bene, loro se li sono tolti i soldi e li hanno messi a disposizione di tutti i cittadini italiani, senza colori e senza bandiere, per fare partire le piccole e medie imprese, che è l'ossatura di questo paese. Ed ho l'onore e il piacere di avere qua Nunzia Catalfo, che è la prima firmataria della legge per il reddito di cittadinanza, che è l'unica speranza per questo paese, per i giovani, per gli anziani, per quelli che non arrivano a fine mese, per non far partire i nostri giovani, perché partire bisogna farlo per scelta e non per obbligo. Noi vogliamo che i cittadini italiani restino qua e anzi quelli che sono fuori ritornino e con reddito di cittadinanza possono tornare. Passo la parola a Nunzia. Grazie. E mi presento di nuovo, scusate la voce, ma purtroppo oggi per arrivare qua ho fatto un viaggio tanto tanto lungo che è durato ben 11 ore. Sapete da dove venivo o da dove partivo? Da Napoli! Ecco, questa è la situazione dei trasporti del sud. Allora, io sono Nunzia Catalfo, come vi ha detto Giusi, e faccio parte della Commissione Lavoro del Senato.
Noi del Movimento 5 Stelle abbiamo sin dall'inizio mantenuto un impegno. Il nostro primo impegno è stata la coerenza. Abbiamo detto, abbiamo scritto un programma per le politiche del 2013 e quel programma lo stiamo portando avanti giorno dopo giorno, ottenendo dei risultati malgrado siamo in opposizione. Uno di quegli impegni è, ed è il primo punto del nostro programma, è il reddito di cittadinanza. Cos'è? È una misura, pensate, che c'è in tutta l'Europa, tranne che in Italia e in Grecia. A che serve? Serve a ripristinare quei diritti che sono sanciti nella nostra Costituzione, ma che qualcuno ci vuol far pensare che non sono diritti, ma sono favori gentilmente concessi. Uno è il diritto al lavoro, due è il diritto alla vita dignitosa. Noi abbiamo detto che queste devono essere le priorità per il nostro Paese e abbiamo scritto questa misura che individua in 780 euro al mese la soglia di povertà. Vuol dire che se una persona che vive da sola ha un reddito al di sotto di quella soglia è da ritenersi a rischio di povertà. Pensate a quante persone ci sono. Se una famiglia, pensate, composta da quattro persone, due adulti e due bambini, ha un reddito inferiore a 1.500 euro al mese, è da ritenersi a rischio di povertà. Ora, se noi pensiamo a quello che succede ai nostri pensionati, se noi pensiamo a quello che succede alle nostre famiglie, se noi pensiamo ai nostri giovani che vengono pagati a 300 euro al mese, capiamo bene come sta soffrendo la nostra gente e soprattutto quanto sta soffrendo la gente del Sud, che è, mi preme dirlo, questi lor signori che si presentano alle amministrazioni comunali, ma che comunque fanno parte di partiti e partitini che hanno i loro rappresentanti in Parlamento, ecco, queste persone al Sud, e ve lo dico qui ed è così, al Sud non ci pensano. Non ci pensano quando votano sì all'IMU agricola, non ci pensano quando ci tolgono i fondi del piano di azione e coesione, non ci pensano quando tolgono una legge, la sopprimono e votano sì e si devono prendere la responsabilità di quello che fanno. Una legge che era tanto buona per gli imprenditori, soprattutto per gli edili, ma per tutti gli imprenditori del Sud, che quando assumevano avevano uno sgravio totale sul premio INAIL e contributivo. Quella legge si chiamava 407 del 90 e tutti gli imprenditori del Sud assumevano con quella legge. Ebbene, quella legge non c'è più e la responsabilità è di lor signori che quando erano lì hanno votato sì favorevole alla soppressione. Queste sono le persone che vi rappresentano sul Parlamento e non ci vengano a raccontare frottole, perché i fatti sono fatti e gli atti ci sono e sono quelli, i voti rimangono. Noi abbiamo dimostrato, tagliandoci gli stipendi, le indennità, che siamo stati capaci di mettere da soli in 130 10 milioni di euro da parte a favore delle piccole e medie imprese. Abbiamo dimostrato che siamo capaci, quando si tratta di parlare, di costruire delle leggi serie, di saper anche
anche dialogare con la maggioranza e abbiamo approvato gli ecoreati, la legge sugli ecoreati. E pensate a come hanno devastato il nostro sud con i petrolchimici e con i bambini che muoiono e le persone che muoiono di tumore. Allora noi abbiamo un progetto diverso, noi abbiamo un progetto che tende a fare stare tutti insieme, ad accompagnare, ad essere comunità, a prendersi cura l'uno dell'altro. Il reddito di cittadinanza è uno di quei tasselli di questo bellissimo progetto per l'Italia. È in discussione, in commissione lavoro al Senato, perché noi con coerenza ogni giorno l'abbiamo portato avanti, ogni giorno, e giorno 9 maggio, non contenti che fosse solo calendarizzato in commissione se lavora al Senato, abbiamo fatto una marcia da Perugia a Assisi, di 30 km a piedi, e io pensavo ci andremo noi parlamentari, e invece sono arrivata lì e c'erano 50.000 persone, 50.000 anziani, 50.000 bambini, tra bambini, anziani, papà, mamme, tutti a marciare insieme, perché abbiamo un progetto che portiamo avanti, perché siamo noi, come diceva Giusi, siamo noi cittadini stanchi delle promesse, che sono andati in politica e hanno deciso di riprendersi il loro futuro, di riprendersi il futuro dei nostri figli, che non devono essere costretti ad andarsene fuori o costretti a subire un contratto da 300-400 euro. Quella è elemosina, non è diritto. E allora questi 780 euro noi li diamo a tutti, ai pensionati, agli inoccupati, ai disoccupati e anche agli autonomi, perché tanto si pensa che gli autonomi sono un mondo a sé stante, ma gli autonomi, i piccoli imprenditori, sono quelli che stanno subendo anche loro, e al sud lo sappiamo quanto stanno subendo la crisi. Ed è una misura non solo sociale, è una misura economica, una misura che dà aiuto alle piccole e medie imprese, perché se dai un reddito a chi non ce l'ha, quella persona andrà a fare la spesa, andrà a comprare il pane, andrà a prendere un libro per il proprio figlio, e allora il piccolo imprenditore avrà un guadagno e forse potrà assumere qualcuno o potrà pagare i fornitori e si riattiva l'economia. Questo c'è dappertutto, c'è dal 1980 in Danimarca, e pensate che il primo ministro danese, anzi scusate, il candidato, uno dei candidati, perché ci sono le elezioni in questo momento in Danimarca, addirittura proprio loro che sono tanto avanti e che quando hanno istituito il reddito di cittadinanza nel 1980 hanno avuto un immediato beneficio alla loro economia, bene, il primo ministro, il candidato primo ministro in Danimarca, oggi propone una legge che dice la gente lavora 6 mesi sì e 6 mesi no e gli diamo un reddito. Pensate a quanto sono avanti loro, e noi ancora stiamo qua a rigirarci i pollici e a pensare se dobbiamo istituire il reddito di cittadinanza. Non c'è niente da girarsi i pollici, si fa, punto e basta. E perché non lo vogliono, se tutti gli altri stati d'Europa ce l'hanno? Perché non lo vogliono? Perché è più facile tenere ognuno di noi schiavo, e lo dico qui di nuovo, come l'ho detto in un'altra piazza, con la testa sotto ai piedi, ok? In modo tale che devi stare sempre lì a bussare. E noi siciliani lo sappiamo, perché ognuno di noi ha avuto un caso del genere, ognuno di noi ha dovuto forse bussare a quella porta per avere un lavoro o per avere anche un minimo di diritto.